Ancora una puntata qui dalla IASA, Accademia Italiana di Alta Scuola Equestre. Intanto sono molto contento di aver avuto qui ospiti presso la IASA tre simpaticissimi, due ragazzi e un cavaliere che sono venuti proprio da Como. Sono qui con me, c'è anche Francesco Mistretta, che già molti voi conoscono, e abbiamo Barbara, Fabio e Donatella. Con loro parleremo dopo. Intanto vi faremo vedere loro a cavallo su Ulisse, quel famoso cavallo che è stato addestrato dopo 6 anni di isolamento presso il bosco della Ficuzza. Io lo faccio montare proprio per avere contezza del lavoro che qui facciamo. E poi questa puntata è dedicata con uno speciale importante sulla spalla in dentro, che oggi vi spiegherò cos'è e come dovete farla con il vostro cavallo. Io la farò con Metzger perché il tempo è già maturo anche per lui. Ci vediamo dopo. Molto bene le immagini con i nostri amici che sono venuti da Como con Ulisse, un cavallo, vi ripeto, da appena neanche 2 mesi di addestramento. Sono stati, credo, molto bene qui, poi alla fine li sentiremo per dei loro commenti personali. Adesso parliamo della spalla in dentro. La spalla in dentro si fa sia sulle linee rette della cavallerizia, ovvero sia del perimetro massimo del maneggio, sia in curva. Io oggi vi spiego quella in circolo cosiddetta, che è la più facile per voi che seguite da casa, e poi ve la riconfermerete proprio sulle linee dritte, è uguale, l'importante è capire che cosa accade. Allora, noi camminiamo spingendo il cavallo con la nostra gamba interna verso una direzione opposta all'incollatura del cavallo. Facciamo un esempio: Metzger è flesso in questo modo e non è più come la sessione alla gamba, dove io devo appena appena intravedere l'occhio e il muso del cavallo, ma devo fletterlo. La mia gamba interna in questo caso è la destra. Io spingerò la destra con il polpaccio o eventualmente con l'aiuto dello sperone verso sinistra. Il cavallo dovrà scavalcare con l'arto interno anteriore, in questo caso il destro, il suo arto esterno anteriore, quindi il sinistro, e portare, vi ripeto perché questa è la cosa importante, il posteriore interno sotto la massa e davanti all'altro posteriore, quindi vi è un ingaggio del posteriore e una discesa dell'anca. L'anca va proprio giù, e se guardate la groppa a un cavallo che fa la spalla in dentro, vi accorgete che essa, si dice, è spaccata in due, come se fossero 2 blocchi staccati, uno va sotto, poi va sotto all'altra parte. Ovviamente, se noi facciamo la spalla in dentro in un movimento verso sinistra, lavorerà moltissimo soltanto l'anca interna, cioè la destra, al contrario sarà quella sinistra. Attenti. E la gamba esterna e la redina esterna? La redina esterna servono sempre per rilevare il piego del cavallo. Io con la redina esterna chiamo in questo modo, con questo movimento, il piego del cavallo che va giù. La redina interna fa la flessione e l'esterna chiama il piego. La gamba esterna serve a contenere l'eventuale fuoriuscita del posteriore esterno, specialmente in circolo. Quindi nella spalla in dentro state attenti, perché adesso vedrete le immagini. Nella spalla in dentro noi disegniamo 4 cerchi. La gamba che scavalca, quindi l'arto interno che scavalca l'arto esterno anteriore, disegnerà il cerchio più piccolo.
l'altro anteriore un cerchio un poco più grande, il posteriore all'interno un terzo cerchio ancora più grande, il cerchio più grande massimo lo disegnerà il posteriore esterno. E adesso seguitemi perché nel dettaglio vi farò vedere con le immagini che cos'è la spalla in dentro. Partiamo quindi con la spalla in dentro verso destra, fletterò il cavallo a sinistra, spingerò con la mia gamba a questo punto interna che è la sinistra, terrò la flessione con la redina interna e starò attento al piego con la redina esterna e conterrò l'uscita del posteriore con la mia gamba esterna, arretrandola un po'. Possiamo iniziare. Quindi adesso esco, seguite e guardate. Avete quindi con questa puntata, spero, compreso e capito cos'è la spalla in dentro e la sua importanza. Vi ripeto, siate sempre gentili, con gradualità, usate lo sperone perché è un aiuto importantissimo. Io mi occupo di addestramento cavallo e del benessere cavallo e vi assicuro che un mezzo che fa comprendere al cavallo il suo spostamento si chiama sperone, va utilizzato. Non è affatto vero che coloro che hanno a cuore il cavallo e il suo benessere montano senza sperone, si monta con lo sperone e posso sostenere questa tesi di fronte a chiunque, perché così è un fatto assodato, il cavallo deve capire, certo, poi invece di usare la punta dello sperone dentro, io userò soltanto il freddo ferro laterale delle barre interne dello sperone stesso. Con questa puntata termina proprio la spiegazione della spalla in dentro, dobbiamo aspettare circa un mesetto e mezzo adesso per il transverse, poi per il reverse e infine per la cosiddetta appoggiata. Questo perché dovrà confermarsi molto bene da pochissimi giorni che lui ha iniziato la spalla in dentro. Se non avesse fatto la cessione alla gamba non avrebbe mai potuto comprendere scusate, l'importanza e il giusto movimento della spalla in dentro. Vi ricordo che sono i due movimenti in cui il cavallo viaggia lateralmente in senso opposto alla flessione del suo collo, mentre gli altri, traverse, rendersi appoggiata, la testa l'hanno verso, quindi verso lo spostamento, quindi vi è un grado maggiore di difficoltà. Adesso ci trasferiamo in scuderia dove vi farò proprio sentire i commenti di questi amici che sono venuti da Como qui alla sede della IASE, uno per conoscermi dal vivo, hanno montato i cavalli, hanno anche montato Metzke perché un cavallo confermato il suo addestramento naturale è fatto bene, lo può montare chiunque purché sappia montare e sono tre validi e bravi cavalieri. Ci vediamo tra un po'. Sono stati due giorni molto molto interessanti, educativi. Perché se si viene qui per lavorare con il signor Onofrio si impara e si lavora veramente bene. È una cosa da fare e da provare. Ve lo consigliamo. È stata veramente un'esperienza emozionante, non ero mai riuscito a capire fino in fondo determinate cose. In questi due giorni veramente mi si è aperta una nuova finestra sul mondo dell'equitazione. Grazie anche a lui, a signor Onofrio e a Ciccio. Posso dire che questa per me è stata un'esperienza splendida. Ho avuto l'onore di montare Metzke, addestrato dal signor Onofrio, e ho provato delle emozioni che spero di poter riprovare con i miei cavalli. Ed è stata un'esperienza che spero di poter rivivere il più presto possibile. Fino a qui questa puntata. Loro vanno, tornano a casa, noi restiamo qui in Aiase, ci sono incontrati il sentire diverso, i rapporti con i cavalli, ma legati da un unico affetto, un unico amore che è proprio per il cavallo, quello che si sta cercando di diffondere con questi video. Grazie a tutti, buon ritorno a casa, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao. Ciao.